La mostra American Illusion, che inaugura questo sabato 6 febbraio da Monte sull'Arte a Varese, è una raccolta di scorci degli Stati Uniti. Sono tre artisti, tre pittori, nessuno di loro è americano, c'è un francese di Tolosa che si chiama Jean-Marc Amig, e poi ci sono due artisti italiani, uno è Andrea Gnocchi, che vedete qua anche alle mie spalle, e l'altro è Claudio Filippini, che vedete in fondo. La scelta di un soggetto come quello degli Stati Uniti è sicuramente molto interessante e avvincente, ma è stata fatta anche perché questa non è soltanto una mostra reportage, una mostra che racconta dei panorami urbani, ma è una mostra che ci fa un po', che vuole farci riflettere su quella che è la visione, la realtà e l'illusione. Sono tutti artisti, tutti e tre, che giocano molto su questo cortocircuito tra ciò che noi vediamo e ciò che realmente è davanti ai nostri occhi. E quindi la scelta degli Stati Uniti è molto funzionale, perché gli Stati Uniti hanno nella nostra immaginazione un portato molto forte, perché sono ciò che anima film, una cinematografia sterminata, reportage, fotografie, e quindi anche chi non li abbia visitati ce li ha un po' nella mente, e questo rende ancora più interessante questo gioco sulla visione, sull'illusione e sulla percezione.